Buongiorno dalla clinica La Madonnina di Milano. Siamo qui perché questa mattina si sono svolte le visite mediche di Diego Laxalt e Samu Castillejo, a seguito delle quali ci saranno le firme che sanciranno ufficialmente il trasferimento dei due giocatori al Milan. Diego Laxalt e Samu Castillejo, due giocatori giovani, molto giovani, di 22 e 20 anni, in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo e che proprio per questo saranno per Rino Gattuso due pedine importanti all'interno dello scacchiere tecnico-tattico del Milan che verrà. Tra l'altro Diego Laxalt è un giocatore che abbiamo già avuto modo di conoscere e apprezzare nella Serie A con le maglie di Bologna e Empoli, ma soprattutto quelle del Genoa, con le quali è riuscito a suon di prestazioni e assist a guadagnare la convocazione con la maglia dell'Uruguay e adesso una grande chiamata come quella del Milan, una grande squadra che vuole tornare grande anche insieme a lui. Mentre d'altro canto Samu Castillejo è un giocatore che si porta dietro la nomea di essere un giocatore tecnico, talentuoso, ma un po' fumoso, che non riesce ad abbinare la costanza di rendimento al talento che si porta dietro. Lui che è un mancino, nasce come esterno destro, ma abile a giocare anche a sinistra, nonché come seconda punta in un attacco a due. Si dovrà ovviamente adeguare e adattare a quello che è un contesto tecnico-tattico differente dalla Liga, la Serie A che ovviamente impegnerà di più un giocatore, un esterno che avrà da giocare contro difensori ovviamente un pochino più asfissianti, e sarà determinante il lavoro che farà con Rino Gattuso per riuscire a far esplodere il suo talento in quello che è un campionato che sta cercando di tornare grande. Per il momento è tutto, per Milan Inter 24, Luca Vendrame.